È stato presentato durante l'ultima edizione di Artissima il catalogo d'arte Vitrine, realizzato dalla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino con il sostegno del Consiglio regionale. Il volume racconta la terza edizione della rassegna, dedicata alla giovane ricerca artistica contemporanea, che si è svolta nei mesi scorsi. Il Consiglio regionale promuove l'arte che veicola un messaggio. Quale in particolare, vicepresidente Boeti? Proust ha detto un giorno che il vero viaggio di scoperta comincia quando si impara a guardare il mondo con occhi nuovi. Noi abbiamo l'esigenza di continuare a avere cultura per i valori che sono stati alla base della resistenza della nostra Costituzione, però attraverso messaggi nuovi. Io credo che l'arte, intesa in tutte le sue forme, dai video alla pittura alla scultura, possono essere, soprattutto rispetto ai giovani, un buon veicolo per veicolare valori antichi. Quali sono i percorsi espositivi proposti nel catalogo di Vitrine? Dunque, il catalogo racchiude i due progetti, quello della GAM, Gente in strada, passaggio pedonale, è unito poi alle radici della democrazia, il progetto realizzato anche con il supporto del Consiglio regionale, dove appunto è stata realizzata una mostra praticamente itinerante in cui tutti gli artisti hanno esposto in diverse istituzioni, diciamo, simboliche del territorio piemontese.